Hai visto Sally? No, perché? Michela, non c'entrerà anche lui nella rivolta? Temo di sì, Dorothy. Ho dovuto mentire ai soldati. Ho detto loro che non ne sapevo niente. Ma penso che sia stato Sally ad aiutare gli indiani ad organizzare la rivolta. Oh, Michela, che cosa intendi fare? Non lo so, ma qualcosa devo fare. Sceriffo, devo rinchiudere questi indiani. Non posso lasciare i miei uomini a sorvegliarli. Dobbiamo cercare tutti gli altri fuggiaschi. Sì, capisco. Devo informarla che ho ricevuto ordini di rinchiuderli nella sua prigione. In quanti sono scappati? Non lo so. 30, 40, forse di più. Stiamo cercando anche Sally. Sally? Che cosa ha fatto? È lui che ha dato il via alla rivolta. Tenga gli occhi aperti e mi avverta se lo vede. Grazie dell'aiuto. Non appena avremo finito, torneremo a prenderli. È meglio che ve ne andiate tutti quanti a casa. Sarete al sicuro. Andiamo. Resteremo qui. Gli altri arriveranno domattina. Ci sposteremo a nord. Sally, che c'è? Devi lasciarmi qui. No. Portandomi con te corri maggiori rischi. Non mi importa la tua famiglia. Io non ti lascio qui, chiaro? Resterò con te. Finché non ti sarai ristabilito, non mi importa cosa può accadere. Dove sono gli altri? Molti sono stati presi. L'esercito ha chiesto dei rinforzi. Per ora qui siamo al sicuro, ma all'alba dobbiamo partire. E dove ci porterai? Verso nord, lungo il Powder River, nel Montana. E poi in territorio indiano, nella River Valley. È la patria degli Cheyenne del nord. E poi? Aspetteremo l'arrivo dei soldati. Là saremo al sicuro. È un territorio indiano, proibito ai bianchi. Il bianco può fare quello che vuole. Presto tutta la terra sarà sua. Noi ci siamo nati in questa terra. Se resterete qui, i soldati vi troveranno. I soldati ci troveranno ovunque andremo. Ma fino a quel momento, noi vivremo liberi e ci vendicheremo della morte della nostra gente. Non vi avrei mai aiutato se avessi saputo che volevate cominciare una guerra. L'hanno cominciata loro la guerra. E adesso noi la finiremo. L'hanno voluto. No. Non dovete farlo. Gliel'ho già detto, sergente, io non ne sapevo assolutamente niente. Lei è venuta parecchie volte a trovare l'indiano quando stava male. Vede, Nube che corre. È un mio amico e ero preoccupato. Non le ha detto niente durante quelle visite? Cioè? E cioè quali erano i loro piani, dove si sarebbero nascosti. Ma gliel'ho già detto, io sono all'oscuro di tutto, sergente. Nonostante le continue visite, lei è all'oscuro di tutto. Glielo ha appena detto. Quante volte lo deve ripetere? Le ha detto la verità, sergente. La diciamo tutti.